distanza di 5 mesi è ancora Juventus-Napoli, prima sfida scudetto tra le formazioni ai vertici del campionato. Dall'illusorio colpo di testa di Koulibaly al 7 gradi titolo di fila per Allegri, incredibile striscia vincente dei bianconeri come nessuno era riuscito in Serie A, eppure tanto è cambiato dallo scorso 22 aprile, scontro diretto allo Stadium, la vincente bagarre per il titolo. Da una parte non ci saranno Buffon e Higuaín, colpi fermi dall'ultima Juve di Allegri, dall'altra non troveranno spazio due fedelissimi azzurri come Reina e Jorginho al pari di Maurizio Sarri, archiviata l'era sarrista a beneficio di Carlo Ancelotti, ex poco amato dalle parti di Torino che invece ha già conquistato il pubblico del San Paolo, merito della sua dolce rivoluzione, gestione che per interpreti e novità colloca nuovamente in Napoli come primo antagonista dei campioni d'Italia, in ritardo di 3 punti dalla capolista a punteggio finale. Indietro pure per gol segnati, 12 contro 13, Carletto ritrova i bianconeri e pure Cristiano Ronaldo che lo omaggiò con la gommata di cima ai tempi del Real Madrid. Non può che essere CR7 l'uomo in più per la Juventus, affare del secolo chiamato a trascinare i compagni in Champions League. Prima, però, il calendario riserva l'appuntamento più atteso sulla strada dello scudetto. Countdown in corsa allo Stadium, il nuovo atto sta per cominciare, invincibile Juve, solo vittorie per Allegri. La nuova stagione bianconera prende il via al Bentegodi contro il Chievo, prima avversaria italiana di Cristiano Ronaldo pagato 117 milioni di euro al Real Madrid. Debutto tutt'altro che semplice per l'alieno di Funchal, la nuova Juve schierata da Allegri con il 4-2-3-1, subito avanti con Chiedura. I campioni d'Italia incassano la rimonta veneta per mani di Stintinski e dell'ex Giaccherini. Il portoghese perde il duello personale con Sorrentino, uscito proprio dopo uno scontro con l'ex Real. Ecco quindi che l'autorete di Bani e il guizzo di Bernardeschi valgono il definitivo 3-2. Cambia il modulo di partenza, 4-3-3, ma non i risultati a partire dall'esordio casalingo con la Lazio, bestia nera nel campionato precedente, Pjanic e Mandžukić spianano la strada al bianconero, 3 punti senza entusiasmare pur ribadendo la superiorità di un gruppo vincente. E Cristiano? Maldestro il rimpallo che propizia comunque il 2-0, mancano i suoi gol ma non la vera Juventus. In realtà il Big Mundo 5 volte pallone d'oro prosegue anche a Torino, teatro della complicata trasferta sul campo del Parma piegato 2-1. Dybala è confermato in panchina a beneficio di Mandžukić, subito a segno prima della foto di Gervinho. Una vittoria targata nostra, d'altronde il colpo decisivo è quello di martedì anche di presente nella finale mondiale. Non mancano i legni di Skule che da Douglas Costa a differenza della firma di Ronaldo, incredibilmente ancora secco nonostante la pioggia di conclusioni, 23 totali in 270 destri, senza trovare l'aria. Il gol più atteso arriva al minuto 50 dell'esame Sassuolo, match che vede il ritorno di Allegri al 4-3-1-2, Dybala nelle vesti di trequartista, e la prima gioia italiana di CR7, ecco la liberazione definitiva seguita dal bis personale con un diagonale Mancini, tardivo 2-1 di Babacar. Inspiegabile la follia di Douglas Costa che si guadagna 4 turni di squalifica. Appena spezzato il tabù bianconero, doppietta seguita dalla clamorosa espulsione al Mestalla in Champions, Cristiano ci prende gusto e va a segno anche a Frosinone, fondamentale l'ingresso in campo di Bernardeschi, mai così maturo e fisicamente straripante, tanto da calare il 2-0 blindando l'ennesimo squillo della Juve. Non ci siamo dimenticati di Dybala che spezza il suo digiuno contro il Bologna dopo 492 apostrofo e l'ultima rete riservata proprio agli Emiliani, suo il vantaggio allo Stadium. Di Matuidi la rete del definitivo 2-0 maturato nei primi 15 apostrofo con il ritorno di Allegri al 3-5-2. Juventus ad un passo dal record targato 1930-1931. 8 vittorie inaugurali ma altrettante uscite tra tutte le competizioni, e da un precedente significativo, 15 punti su 15 in avvio di campionato come accaduto 8 volte in passato, tutte culminate con lo scudetto. Il Napoli è avvisato contro il nuovo Napoli di Ancelotti, fattore insigne contro reduce da un campionato chiuso a quota 91 punti, record di sempre nella storia azzurra.
Il Napoli riparte da Ancelotti in panchina e dalla rivista confezionata all'Olimpico. 2-1 alla Lazio nel battesimo stagionale. Vittoria sospesa tra i gol del tandem Insigne e la Serie A, ritrovata da Carletto dopo 9 anni. Nessuna rivoluzione tattica rispetto al passato, vedi l'1-1 di Arekin bastito da Lorenzino e Taglione, piuttosto qualche accorgimento con Capello.